Ciao, sono Luca e in questo video vedremo i tre motivi per cui non senti al meglio le spalle quando le alleni. Il primo riguarda come sempre la postura, in particolar modo per la posizione delle scapole che devono essere addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano. In questo modo proteggi l'articolazione e senti al meglio le spalle stesse senza coinvolgere in maniera troppo importante altri gruppi muscolari. Mi raccomando, fondamentale a fini preventivi, quindi di sicurezza e anche di efficacia. Dopodiché, il secondo motivo riguarda molto spesso la posizione dei gomiti, nei movimenti di spinta, che sia military press piuttosto che spinte. Non devi mai essere troppo indietro con il gomito per un discorso anche di sicurezza oltre che di efficacia, ma piuttosto a 45 gradi indicativamente. In questo modo riesci a sentire al meglio i deltoidi stessi senza diciamo, andare a stressare troppo l'articolazione delle spalle. Questo poi, tra l'altro, comprende anche diciamo, laterali, il fatto di avere una leggera extra rotazione per, come sempre, proteggere l'articolazione. Quindi sia un discorso nelle spinte di mantenere il gomito a 45 gradi, sia nelle laterali di non assolutamente fare una intrarotazione come se versassi dell'acqua, ma piuttosto posizione neutra o leggera extra rotazione sempre per proteggere l'articolazione. Quindi tutto questo è fondamentale, ancora una volta, a fini preventivi e anche di efficacia. Infine, ancora una volta, è tutto un discorso di connessione mente-muscolo per sentire al meglio quello che fai, altrimenti rischi veramente di fare movimenti in stile circo a casaccio senza sentire quello che stai facendo e quindi senza avere un'ottima efficacia in termini di contrazione, pompaggio e quant'altro. Ti rimando quindi per questo, come sempre, alla puntata 45 del mio podcast e al mio video Aumentare massa muscolare, un test molto interessante, sempre per migliorare un po' questa connessione e sentire al meglio quello che fai. Questo è un po' il breve video di oggi, ti rimando come sempre al mio paradigma dell'autoconsapevolezza e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.